pensavo, ma c'è qualcuno che reagisce alla situazione? L'istituto dovrà pure avere dei nemici, no? Cosa? Intendi i Railroad? Favole, amico. Non esistono. No, me l'ha detto mio cugino. Conosce uno che lavora per loro. Hanno delle frasi in codice, roba del genere. La pista della libertà. E cosa vorrebbe dire? Vacci piano con queste stronzate, o l'istituto verrà a prenderti per direttissima. Ho da fare. Ciao a tutti, ragazzi. Come avete visto, abbiamo attivato la quest, la pista della libertà. Diversi di voi mi hanno chiesto se potevo spiegargli come entrare nei Railroad, quindi fare appunto questa quest. Eccovi accontentati, oggi seguiremo appunto la pista della libertà. Vediamo dov'è il primo indizio. Il giro turistico parte da Boston Common. È proprio lì che inizieremo. Andiamo. Eccoci a Boston Common e da qui inizierà il nostro percorso. Come vedete c'è un cartello, ragazzi, ci dice "At Journey's End, follow Freedom's Lantern". Quindi alla fine del viaggio segui la lanterna della libertà. Potete anche chiedere informazioni al robot guida, che praticamente poi vi dirà cosa dovete fare. Continuate a premere X e ve lo dirà. Io adesso non lo faccio, l'ho fatto più volte. E da qui iniziamo. C'è questo segnale. È una... che sia un codice. È proprio un codice. Un classico codice, come se ne sono visti in decine di videogiochi. Praticamente ad ogni numero dovrà corrispondere una lettera. 7A cosa vuol dire? Che la parola che dovremo andare a comporre, quindi la settima lettera della parola che dovremo andare a comporre, dovrà essere un A. E iniziamo. Dobbiamo seguire i mattoncini rossi. Ecco la lanterna. E iniziamo il nostro percorso. Dobbiamo solo stare attenti quando il percorso si divide. In questo caso è facile perché si vede già i mattoncini dall'altra parte, si vedono. Ma niente di così complicato, tutt'altro. Ecco, tipo qua. Continuano lì. Ed eccoci al secondo segnale. 4 e L. Deve essere un codice. Esatto. E quindi la quarta lettera sarà una L. Alla quarta potreste già aver indovinato qual è la parola. Per chi ovviamente non la conosce già. Ho già eliminato quasi tutti i nemici, altrimenti sarebbe occorso troppo tempo. 2 e A. Ok, quindi la seconda sarà là. Ecco, tipo qua bisogna... ecco, lo vediamo lì, c'è il rosso. E prosegue qua diritto. E riprende da qui. Ecco la quarta. Vediamo se indovinate già. Adesso un 6 e una O. Quindi la sesta e la O. Massimo alla prossima dovete aver indovinato, eh. Al massimo. Eccoci a Old Cornell Bookstore e il 3. 3i. Quindi la terza è una i. Abbiamo compagnia. Cerco di tagliare dritto, ovviamente. Eccoci a Funny Hole, luogo d'avvio di tanti miei video. 5R. Ok. Qua sì, eccolo lì, quindi continua di qua. Abbastanza lunghetto il percorso, eh? Siamo quasi arrivati, ma insomma, se dovete farlo con tutti i nemici, un po' ci vuole. Ecco perché ho cercato di farli prima. Qua ci saranno dei supermutanti. Ecco, 8D. 8D.
ecco che ci hanno visto, infatti. Ed ecco laggiù la lanterna, ragazzi, quindi siamo arrivati alla fine del percorso. Old North Church. Ed ecco l'ultimo segnale. 1R. La pista finisce proprio alla chiesa. E quindi entriamo. Vi dico fin da ora, ragazzi, che potrete già arrivare qui e fare poi quello che adesso faremo dentro. Però sicuramente a livello videoludico così è più appagante. Poi scegliete come volete. Io l'ho fatto nel modo che vi ho fatto vedere. Stiamo attenti. E andiamo nei sotterranei. Peccato che un posto simile sia abbandonato. Preso in pieno. Siamo quasi arrivati, eh? Ed eccoci arrivati, ragazzi. E qui, ovviamente, dovremo andare a comporre la parola che abbiamo, grazie alle lettere che abbiamo visto. Quindi, Railroad. Non era neanche difficile da capire, anzi, tutt'altro. Comunque, c'è questo, insomma, questo logo, che poi non è un logo, questo stemma, diciamo, e anello, quindi gira in senso orario e gira in senso antorario. E grazie a questa frase dobbiamo comporre le lettere, quindi... Dobbiamo iniziare con la R, qui abbiamo trail, praticamente abbiamo già il rail composto, quindi andiamo lì. Gira. Ok, siamo alla R e premiamo il pulsante. Ah, quindi inizia per R. Adesso giriamo di qua per andare là. E continuiamo. I. L, torniamo alla R, O, A, E. Di qua e di. Ok. Ed ecco, svelato l'arcano. E la porta si è aperta. Allora, qui, come ben facile capire, qualcuno ci dovrà essere dentro. Io prendo, non so se ho molte cose, per il carisma. Vediamo un po'. Non ho il mentaz all'uva. Prenderò un XL, che comunque di 2 aumenta. Ci saranno di 2-3 persuasioni, mi sembra. Facci piano. Però una mi sembra che era massima, quindi non potrei farla. Fermi tutti. Ed eccoli qua. Ho faticato molto per ottenere questo incontro. Prima di procedere, però, non fare un altro passo. Che cazzo sei? Perché non vi presentate prima voi? In un mondo di sospetti, tradimenti e cacciatori, noi siamo gli unici alleati dei sintetici. Siamo i Railroad. Rispondi alla mia domanda.
Ho seguito la pista della libertà in cerca dei Railroad. Non ho cattive intenzioni. Se è così, non hai nulla da temere. È chiaro che non sei dell'istituto. Ma chi ti ha detto come contattarci? Ho sentito parlare di voi a Diamond City. Tutto qui. Capisco. Mi chiamo Desdemona e sono a capo dei Railroad. E tu? Deacon, dov'eri finito? Bella festicciola. Perché non sono stato invitato? Mi servono informazioni. Chi è? Wow! Ultime notizie, boss. Stai parlando con un'autentica celebrità. Che strano personaggio, Deacon. Stalker? C'è qualcuno che mi spia. Ma no, è che ti conoscono dappertutto. Des, possibile che non la conosci. È a capo dei Minutemen. Ormai comanda a bacchetta l'intero Commonwealth. Quindi garantisci per lei? Sì, fidati. Con lei abbiamo soltanto da guadagnare. Questo cambia le cose. Allora, vuoi spiegarmi perché volevi tanto incontrarci? Ho le mie ragioni. Benissimo. Se dobbiamo collaborare, voglio assicurarmi che la pensiamo allo stesso modo. Sai che cos'è un sintetico, vero? Sì, so tutto su di loro. Anche se in realtà a livello cronologico la nostra storia in questo momento sa ancora ben poco. Strumenti. Insomma, li tratta come schiavi. Esatto. Per questo ci battiamo per la piena libertà dei sintetici, affinché possano vivere veramente. Ho una domanda. L'unica veramente importante. Rischieresti la vita per un compagno, umano o sintetico che sia? Ogni giorno rischio la vita per qualcuno. Per me, umani o sintetici, non fa alcuna differenza. Giusto. Di solito cerchiamo di reclutare le persone abili e determinate come te. Ma ora non abbiamo tempo di addestrare un nuovo agente. Tuttavia, potresti contribuire alla nostra causa in altri modi. E in cambio, noi aiuteremo te. Deacon ti spiegherà tutto. Puoi andare. E la quest, ragazzi, si conclude qua. Quindi abbiamo completato la prima quest dei Railroad, anche se in realtà con i Railroad ancora abbiamo fatto ben poco. Comunque, vi comparirà la prima quest completata dei Railroad. E se ne attiverà subito un'altra con lui. Eccola qua. Diciamo che questa possiamo definire la vera prima quest dei Railroad. Comunque, il video, ragazzi, si conclude qua, ovviamente. Io vi saluto e spero di essere stato almeno utile per qualcuno. Ci vediamo. Bye bye.